Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. È un botto di tempo che non porto un video sul canale e sono veramente emozionato perché è come ritornare un po' ai vecchi tempi. Purtroppo ho avuto un po' di impicchi da fare, un po' di cosucce e adesso finalmente posso tornare a portare qualche contenuto sul canale e voglio riaprire la serie di video, riaprire l'attività su YouTube portandovi qualcosa che vi piace comunque, perché porto un po' di tecnologia, un po' di modernità all'interno del BMW. Esatto, proprio come avete capito dal titolo, diciamo oggi andiamo ad unboxare insieme la nuova radio Android per la mia BMW. Sapete che la mia BMW, essendo una macchina vecchia, diciamo ha una radio un pochino obsoleta per i miei standard. Sulla Mito avevo una radio spaziale e quindi non è che poteva essere altrimenti sul Beamer. Quindi bando alle ciance e vediamo insieme questa radio, scopriamola. Oh mio Dio, boys! Siete pronti? Siamo tornati al vecchio marchio Xtrons. Se non ve lo ricordate, vi lascio in alto a destra un bottone per andare all'unboxing della mia prima radio Android che avevo installato sulla Mito, che era un Xtrons, e mi ci ero trovato veramente bene. Quindi ho deciso di tornare su questa marca. Mamma mia, hanno migliorato veramente moltissimo il packaging delle radio, veramente tanta roba. Andiamo a vedere insieme il contenuto della scatola madre. Abbiamo subito in prima vista il manuale per l'installazione e configurazione della radio. Abbiamo un package con tutti i vari cavi, antennine, adesso li andremo a scoprire piano insieme. E qui dentro, ragazzi, c'è il pezzo forte. Oh my god, è stupenda, raga. Oh mio Dio, è stupenda, ragazzi. Ok ragazzi, prima di andare a parlare della radio io andrei a vedere un po' tutti quelli che sono i cablaggi, poi dedichiamo un po' di tempo al device. Allora, prima cosa, questo è un cable di adattamento che mi servirà per adattare l'unità principale dei cablaggi originali all'autoradio. In quest'altro pacchetto abbiamo un OBD, originale Xtrons, che teoricamente ci potrà servire più avanti per fare qualche cosina con le applicazioni di diagnostica della macchina e collegarle direttamente alla radio. Passiamo un po' a tutto quello che sono i cablaggi della macchina per la radio. Abbiamo subito un cavetto per una porta USB. Questo penso che sia per l'ingresso della telecamera, della retrocamera che andremo a installare successivamente. Questa è la nostra centralina canvas per andare a ripristinare tutti i comandi al volante che ha la mia macchina. Abbiamo un'altra porta USB
bisognerà andare a capire bene se hanno un utilizzo diverso questa e quell'altra, magari una serve anche per il CarPlay, perché poi vi dirò a cosa serve. Qui abbiamo un cable per l'antenna, ma nel mio caso non penso che serva, perché la mia macchina ha l'antenna direttamente sita nel posteriore della macchina. Questi sono i due cavi per l'alimentazione della radio, che però a noi penso che non interesseranno, perché andremo a utilizzare l'altra tipologia di cablaggio. Qui abbiamo altri due gavetti, uno sempre per quanto riguarda la parte audio, e questo invece per qualora si voglia mettere una SIM all'interno della nostra radio. Questo è un modulo esterno, così fa così, giustamente non sono molto pratico, e qui dentro si potrà andare a infilare una SIM per i dati, ma noi diciamo solitamente utilizzeremo l'hotspot. Questa è l'antenna, la faccio vedere meglio, questa è l'antenna per il diciamo per far prendere meglio il wifi alla macchina. E poi abbiamo il nostro classico sensore per il GPS. Abbiamo visto un pochino tutti diciamo i cablaggi esterni della radio. Parliamo un po' di questo dispositivo, perché è una radio veramente interessante, di ultima generazione. Questa ha un sistema Android 12, quindi di nuova generazione, è uscito da poco per garantire tutti quelli che sono i sistemi di sicurezza e un'ottima compatibilità con l'hardware di nuova generazione all'interno della radio. Infatti proprio nella radio abbiamo un octa-core diviso in due CPU divise, così per distribuire meglio il carico di processi per la nostra radio, così da aumentarne un po' la fluidità. Ha i nostri consueti 4 GB di RAM, che sono per me essenziali per avere una user experience dignitosa, e inoltre abbiamo i soliti 64 GB di spazio di archiviazione, che sono comunque espandibili tramite SD card che è apposta qui davanti. È una radio con un touchscreen da 8,8 pollici e distribuiti comunque in lunghezza. C'è anche un altro modello, vi lascio uno screen qui in sovraimpressione. A me piaceva onestamente di più questo modello, e quindi ho deciso di prendere questo qui. Abbiamo comunque tutti i tasti per andare a operare sulla radio, oltre che al nostro touchscreen, e poi vedremo che una volta inserita all'interno della macchina fitterà veramente bene, come se fosse una radio originale. Una feature veramente importante che mi ha spinto a prendere questa radio è la possibilità di avere il CarPlay. Non che ne abbiamo bisogno, perché comunque sia, avendo già un sistema Android nativo che ci permette sostanzialmente di fare qualsiasi attività, comunque con il CarPlay io posso andare a collegare comodamente il mio iPhone alla radio, e così facendo diciamo abbiamo la possibilità di mirrorare lo schermo del telefono sulla radio, e questo è possibile tramite cablaggio e tramite wireless, che è una cosa veramente di nuova generazione, e per questo non servono moduli aggiuntivi. Questa è una skill secondo me molto importante di questa radio. L'ultima feature molto importante secondo me che è degna di questa radio per l'acquisto è lo schermo IPS. Solitamente siamo abituati alle radio che hanno uno schermo classico LCD 1024x720, se non ricordo male, comunque questo è lo standard più o meno solido, ma questa ha uno schermo IPS. Cosa vuol dire? Cos'è uno schermo IPS? Lo schermo IPS dà la possibilità di guardare lo schermo mantenendo l'omogeneità possibile dell'immagine da angolazioni diverse. Quindi se noi guardiamo la radio dal sedile conducente o dal sedile passeggero, comunque avremo sempre l'immagine nitida, e questa è secondo me una skill veramente importante di questa radio. E inoltre, sempre restando in tema di display, ha una risoluzione che arriva fino a 2K, quindi noi saremo in grado di andare a vedere, non lo so, un film, un video, qualsiasi cosa con una risoluzione di 2K, che è veramente alta per una radio di una macchina.
Quindi ragazzi, abbiamo visto e descritto nei minimi particolari la qualità di questa autoradio della Xrons, di cui vi lascio tutti i riferimenti in descrizione. Inoltre vi lascio anche i riferimenti riguardo altre tipologie di radio per il BMW E46 e ovviamente il sito principale, così potete andare a dare una spulciata sul sito e vedere magari se esiste una radio dedicata alla vostra auto. Mi raccomando, queste sono autoradio veramente veramente di alta qualità, quindi ne vale veramente la pena fare l'acquisto, perché valgono ogni singolo soldo speso. Quindi ragazzi, arriveranno successivamente altri video a riguardo, tema sempre autoradio, quindi quello che sarà il montaggio, l'installazione della retrocamera e anche una recensione con, diciamo, la user experience della radio dopo magari qualche giorno di utilizzo. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un bel mi piace qua sotto, vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi i miei contenuti e soprattutto di seguirmi su Instagram. Ciao a tutti ragazzi!